Ciao, nuovo video. Allora, top e flop solari dopo sole sotto l'ombrellone. Quindi io li ho sempre messi in questa busta. Quando non avevo bisogno, tiravo fuori quello che avevo bisogno e me lo portavo in spiaggia. Allora, primi giorni all'Andrea gli ho messo la protezione 50 della Yves Rocher Pro Green Vegetal, insomma è questa qua. Io ve la straconsiglio perché lui soffre di eritema e tra l'altro col caldo gli si sviluppa sulle braccia una specie di fungo e che va assolutissimamente protetto, che si asciuga poi col sole, ma il dermatologo gli ha detto protezione 50, quindi questa qua, con questa almeno i primi 3 giorni, poverino, era biancuccio, ma toccava per forza mettergli la 50. Io ve la stra consiglio, soprattutto se siete bianchi, se avete problemi di eritema, se siete persone che si scottano facilmente, quindi questa. Poi, mentre io sono partita con la protezione 30 della Avon, che poi ho passato all'Andrea, successivamente alla 50, quindi dalla Avon protezione 30 e dalla Avon Sun Plus. 150 ml di prodotto, la scadenza è 2 anni, quindi bene, ottimo, perché vuol dire che l'anno prossimo li posso riutilizzare. E questa qua quanto ha di scadenza? No, questa è una scadenza, va utilizzata entro il 2017, quindi perfetto, ce li possiamo portare forse quest'inverno da qualche parte, se siamo da qualche parte si spera, abbiamo un po' di idee, ma aspettiamo. Il profumo di questa è ottima, io ve l'avevo già promossa l'anno scorso, continuo e continuerò a ricomprarla perché mi ci trovo benissimo, si asciuga in fretta, è resistente all'acqua, non vi fa scottare e permette un'abbronzatura rapida, quindi fantastica. Poi io invece cosa ho usato? Ho preso i primi 2 o 3 giorni la 30, poi sono andata di 15. Quindi ho preso questo qua di Bottega Verde, SPF 15, protezione media, latte spray e abbronzatura intensa con latte di cocco ed estratto di papaya. Questo qua. Sono 150 ml di prodotto, la scadenza è 12 mesi dall'apertura. Gli ingredienti neanche ve li sto a elencare perché non sono nature, prune o niente. L'odore è fantastico. Allora, non è uno spray, cioè lo schizza spray e poi te lo devi spalmare. Quindi questa pensavo invece che fosse una roba proprio a spray. Vabbè, ci si è capite. Ottimo, 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 perché comunque nonostante, vedete, sono leggermente colorata, nonostante ci siano stati quasi 5 giorni di maltempo su 10, quindi la prima settimana sole, la seconda abbiamo avuto un giorno, martedì di sole. Lunedì ha piovuto, domenica ha piovuto, il martedì sole, mercoledì pioggia con un freddo atroce. Per fortuna che mi porto sempre il giubbottino e la manichetta lunga e le calze perché lo so come va a finire. Giovedì sole ma un vento della Madonna, cioè tipo che io non prendo mai il sole alle 3, 3 e mezza del pomeriggio, non esiste. Io da mezzogiorno alle 4 mi vedi sotto l'ombra, sotto i pini. Mac! C'è un Mac che mi sta a stressare, puffi, non avete idea, vabbè, masco. Faceva così freddo che mi sono dovuta mettere alle 3 del pomeriggio sotto il sole per scaldarmi i piedi, che ho congelata alle 4 e ho detto Andrea, namo, perché non se ne poteva più. E ovviamente venerdì, che era l'ultimo giorno di ferie, pioggia come se non ci fosse domani. E ovviamente adesso là c'è sole e qui c'è pioggia, fantastico. Vabbè, tornando a noi, cocco e papaya, ottimo, 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 perché dà un bel colorito, vi protegge. Non resiste all'acqua, quindi lo riapplicate dopo il bagno, lo riapplicate io costantemente ogni 15-20 minuti, visto che comunque picchiava in quei giorni in cui picchiava il sole, lo mettevo soprattutto in viso, sul décolleté qua, sulle braccia, perché insomma proteggiamoci dal sole, il sole fa molto male, molto male. Poi mi ero portata dietro questo della Sol Sense Sunscreen Broad Spectrum 30, che ho usato prevalentemente in gattile nei giorni di luglio che faceva caldo,
Il profumo non mi fa impazzire e non mi fa impazzire la protezione. Ho detto, beh, la porto comunque perché l'ho usata prevalentemente in gattile per viso e décolleté, ma comunque mi ha fatta arrossare, a differenza di questa. Non lo so, non lo so proprio cosa volerne fare di questa, però vabbè, è questa qua. Se la vedete al Cosmo Prof, evitatela, perché, ripeto, io l'ho usata in gattile quelle volte a Milano in cui c'erano 40 gradi e mi ha comunque fatta arrossare. Ok, poi abbiamo usato queste salviettine dell'Ascensore, questo è il secondo pacchetto, uno l'ho buttato, non ci ho pensato a portarvelo. Sono 10 salviettine per togliere il sale, sono ottime. A parte il profumo, che il profumo è fantastico. Adesso li chiudiamo bene. Ovviamente adesso questa qua le finirò alle 6 mesi, la scadenza dell'apertura, non è che da qua 6 mesi, forse, non si sa. Andiamo da qualche parte. Nel caso me le metto in borsa, me le uso per multiuso, ecco, salviette di multiuso. Ottime, mi sono piaciute molte, veramente tanto tanto tanto. Consigliatissime, se le vedete prendetele. Poi, boccio, bocciatissimo questo lipstick, cioè burro cacao e protezione SPF 30 della Avon Sun Plus. Essendomi trovata bene con il solare, ho detto questo, parte l'odore che... Avere lo stesso odore della crema sulle labbra, si presenta così, a parte che è dura dannato e poi lascia tutta la patina bianca. Quindi quando, non so, siete in acqua, vi tuffate, fate quello che dovete fare, la maschera, uscite con le labbra bianche, che è una roba che detesto. Non idrata, perché non idrata, è praticamente è in crema solare in stick. Mi aspettavo un burro cacao con SPF protezione 30, invece no. A me non è piaciuto per niente. Non so cosa me ne farò, perché questo quando è che scade? Boh, non so, 6 mesi, 12 mesi, non lo so. Devo capire quando scade, ma non mi è piaciuto per niente, ragazze. È proprio una roba. Ho sofferto, infatti. Per fortuna avevo il burro cacao che mi tengo sempre in borsa. Che usavo quello, perché va bene proteggere, ma io se prendo la crema solare e me la passo qua sul contorno, più vicino possibile al contorno labbra, è come usare questa e non hai questa sensazione di schifio sulle labbra. Ok, poi dopo sole, passiamo ai doposoli. Allora, io mi ero comprata la Hawaiian Tropic After Sun Cooling Aloe Gel. Che è verde, Andrea mi dice verde, sì, è l'aloe, Andrea. Vabbè, che lui tuttora sta usando dopo la doccia perché così evita di spellarsi. Sono 200 ml di prodotto, 12 mesi la scadenza dell'apertura. Dice: questa formula arricchita con aloe vera lenisce la pelle, irritata dal sole, la nutre grazie ai vitamina A e quant'altro. Sarà fresca. Allora, io quando l'ho usata, a parte, vabbè, vi faccio vedere. Parte questa consistenza gelatinosa tipo quello di Ghostbuster, boh, non so. Ok, ma ragazze, non, cioè, la passi, si assorbe subito, ma cioè, parte l'odore che è. No. Si assorbe subito, ma non mi dà quella sensazione di idratazione, cioè mettere o non mettere questa cosa a me non ha giovato molto. Tant'è che mi sono rotta le palle e siccome non so, cioè, mi porto sempre due prodotti nel caso uno non mi piaccia, vedete, è già subito assorbita, lascia quel leggero appiccicchio che ti dà fastidio perché non puoi infilarti subito i pantaloni o i vestiti per andare a cena, quindi di aspettare almeno che passa l'appiccicatrice un 10 minuti, quindi a croce sul letto aspetti. Non mi dà quella sensazione di idratazione. Ad Andrea piace perché tanto lui non è che si mette creme corpo durante l'anno, ma io sono abituata, non mi piace. Mi è piaciuto invece questo di Bottega Verde, che me l'aveva suggerito così quando siamo andati in giro con la Roberta, si è finita a Bottega Verde e ha detto questo è buono.
costava un botto. Quando ho visto che era in offerta a 4 euro, l'ho preso. Latte spray dopo sole, effetto freddo con elicriso e mentolo di Bottega Verde. Sono 200 ml di prodotto, 12 mesi la scadenza, ma chi se ne frega, io andrò avanti. Questi sono gli ingredienti, ovviamente non nature. Allora, è ottimo. Ha solo due difetti. Il primo, il profumo è buono, eh? Il primo, quando la pompetta spruzzate, en français on dit ça gicle, spruzza in ogni dove, cioè 50% sulla pelle, il 50% in giro per la stanza. Quindi non mi piace lo spray, ma potrebbe essere un difetto nella confezione. Quindi voi cosa fate? Prendete, ciapate, ve la mettete, idrata molto bene la pelle, non mettetelo sul viso, perché essendo avendo del mentolo, quando lo mettete sul viso, avete il viso che, ah, minchia, cioè, sta cosa di freschezza. Poi se avete preso il sole, quindi siete un po' arrossate, almeno a me ha dato fastidio sul viso. Quindi io non ve lo consiglio sul viso, ve lo consiglio sull'intero corpo. Basta. E sul viso vi portate la vostra crema idratante, fate prima, perché questo, no, questo a me non è piaciuto per niente. Non so in che modo lo finiremo, se lo finiremo mai. Questo per me è un bocciato, magari se lo finisce Andrea, dubito. Questo invece è un promosso. Questi sono i miei top e flop di che mi sono portata sotto l'ombrellone dei solari. E basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao!